L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Esempio 2. Ora indaghiamo l'approvazione all'uso di emergenza di un farmaco come i 4 Vax 2020. Dal sito dell'FDA, la Food and Drug Administration, ecco le norme per l'autorizzazione all'uso di emergenza di prodotti medici e autorizzazioni collegate, guida per l'industria e altre parti interessate. I 4 Vax 2020 hanno ottenuto dalla FDA l'EUA, l'Emergency Use Authorization, ossia l'autorizzazione all'uso di emergenza. Questa autorizzazione è stata poi adottata anche dall'EMA, che è l'agenzia europea, e dall'AIFA, che è l'agenzia italiana del farmaco. Andiamo alla voce B, prodotti medici EUA, al punto 1, criteri di emissione. Qui si legge: la FDA può emettere un EUA, un'autorizzazione all'uso d'emergenza, solo se la FDA conclude che i seguenti 4 criteri legali per l'emissione sono stati soddisfatti. E quindi andiamo al criterio numero 1, la lettera A. Malattia o condizione grave o potenzialmente letale. Affinché la FDA emetta un EUA, un'autorizzazione all'uso d'emergenza, l'agente o gli agenti CBRN, ossia chimico, batteriologico, radiologico, nucleare, la malattia, di cui è la dichiarazione EUA del segretario, devono essere in grado di causare una malattia o condizione grave o pericolosa per la vita. Ossia, la malattia che circola deve mettere in pericolo la vita delle persone, anche solo potenzialmente. Quindi, il secondo criterio, la lettera B, prove di efficacia. I prodotti medici che possono essere considerati per un EUA sono quelli che possono essere efficaci per prevenire, diagnosticare o trattare malattie. Quindi è sufficiente che possono essere efficaci. Infatti, poco più sotto, viene specificato: lo standard può essere efficace per le EUA o gli EUA prevede un livello di evidenza inferiore rispetto allo standard di efficacia che la FDA utilizza per l'approvazione dei prodotti. Ossia, affinché un nuovo prodotto medico ottenga l'EUA, non è necessario che sia pienamente efficace, come invece è richiesto dalla FDA per l'approvazione standard di un farmaco. È sufficiente solamente che il nuovo prodotto medico possa essere efficace. Quindi, domanda. Cara FDA, siamo sicuri che tirando giù tutte le medicine presenti in una farmacia non esista nemmeno una già approvata da decenni e conosciuta in ogni suo aspetto che possa essere efficace contro il COSO 2019? Sei proprio sicura? Questa domanda è interessante quando arriveremo al quarto criterio. Passiamo ora al terzo criterio, la lettera C. Questo l'avete ascoltato spesso alla TV. Ora ne saprete l'origine. Analisi rischio-beneficio.
Un prodotto può essere preso in considerazione per un EUA se il commissario determina che i benefici noti e potenziali del prodotto, quando utilizzato per diagnosticare, prevenire o trattare la malattia o condizione identificata, superano i rischi noti e potenziali del prodotto. E qui c'è già un'osservazione da tenere in conto successivamente, perché qui si parla di qualcosa che deve essere maggiore di un'altra cosa. I benefici devono essere maggiori dei rischi. Vedremo poi che il concetto viene cambiato in rapporto tra i due. Più sotto ancora, nel determinare se i benefici noti e potenziali del prodotto superano i rischi noti e potenziali, la FDA intende esaminare la totalità delle prove scientifiche per effettuare una determinazione complessiva del rapporto rischio-beneficio. Ecco il passaggio. Prima i benefici devono essere maggiori dei rischi, adesso invece valuta il rapporto rischio-beneficio. Più interessante, poco sotto, dove sono citati gli studi della FDA per determinare i rischi e i benefici. Tali prove, che potrebbero derivare da una varietà di fonti, possono includere, ma non sono limitate, a risultati di studi clinici nazionali ed esteri, dati di efficacia in vivo da modelli animali e dati in vitro, disponibili per l'esame da parte della FDA. Quindi, la FDA valuterà anche la qualità e la quantità delle prove disponibili, dato lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Domanda. Cara FDA, i 4 VAX 2020 hanno ottenuto le EUA nel dicembre 2020, quando circolava la variante Wuhan 2019, ma subito dopo sono state riconosciute ufficialmente prima l'esistenza della variante inglese proprio nel dicembre 2020 in Galles e quindi la variante Delta nel giugno 2021 prima in India e poi in Inghilterra. Ora io so che tu FDA aggiorni costantemente tutte le informazioni per studiare i rischi e i benefici. Però i rischi del VAX 2020 sono rimasti gli stessi nel tempo. I benefici verso la variante Delta sono crollati drammaticamente. Non sarà che una ha un rapporto rischio-beneficio minore dei VAX 2020. Infine, il criterio più importante, il quarto, lettera D. Nessuna alternativa. Affinché l'FDA emetta un EUA, un'autorizzazione per l'uso in emergenza, non deve esistere un'alternativa adeguata, approvata e disponibile al prodotto candidato per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento della malattia o condizione. Non deve esistere un'alternativa adeguata. Poi, un potenziale prodotto alternativo può essere considerato non disponibile se non vi sono forniture sufficienti dell'alternativa approvata per soddisfare pienamente la necessità di emergenza. Ossia, l'alternativa ci sarebbe, però la quantità che può essere prodotta è insufficiente a soddisfare le richieste. Ma poi vi è un'altra evenienza. Un potenziale prodotto alternativo può essere considerato inadeguato se, e vi sono tre casi, sono presenti dati controindicati per circostanze o popolazioni speciali, per esempio bambini, individui immunocompromessi o individui con allergia al farmaco. 2.
Se una forma di dosaggio di un prodotto approvato è inappropriata per l'uso di una popolazione speciale, ad esempio una compressa per individui che non possono ingoiare pillole. O, e questo è il punto più importante, o se l'agente, inteso CBRN, chimico, biologico, radiologico, nucleare, è o potrebbe essere resistente a prodotti alternativi approvati e disponibili. Allora, questo in generale, nella sua totalità, è il criterio fondamentale, perché è logico che non c'è bisogno di approvare un nuovo farmaco, per di più in emergenza, quindi con meno controlli. Se esistono già delle alternative approvate con procedura standard, ossia dopo sperimentazione di 3-5 anni, magari utilizzate da decenni e quindi perfettamente conosciute in ogni loro aspetto e casi particolari. Inoltre, è da osservare che la FDA parla genericamente di alternative, non specifica medicine industriali. Quindi può trattarsi anche di una alternativa naturale, come per esempio il plasma, che è prodotto dall'uomo. Tuttavia, la riflessione più importante è questa. Il quarto criterio dimostra che la FDA, concedendo l'autorizzazione all'uso di emergenza ai 4 Vax 2020, ha contemporaneamente affermato che nel dicembre 2020 l'agente COSO 2019 era o avrebbe potuto essere resistente a tutti i prodotti presenti in farmacia. Insomma, ha affermato che non ce n'era neanche uno che fosse buono. Ma perché? Forse il COSO 2019 è alieno? Viene dallo spazio? Non è un coronavirus come tantissimi altri? E il protocollo paracetamolo e peggioramento andrà avanti fino a dicembre 2023, perché il Vax 2020 è in approvazione d'emergenza fino a quella data, grazie al punto numero 4 delle condizioni per l'approvazione d'emergenza. Dal gennaio 2024, il Vax 2020 passerà all'approvazione standard e solo da allora potrà essere profondamente modificato il protocollo di cura e solo da allora potranno essere utilizzati altri farmaci, oltre a paracetamolo. Invece, per il punto numero 4, se prima del dicembre 2023 fosse riconosciuto un protocollo diverso, ossia se fossero somministrati dei veri farmaci oltre al paracetamolo, l'approvazione d'emergenza del Vax 2020 decadrebbe istantaneamente. FDA, bye bye. Ma le cose interessanti non finiscono con i criteri di ammissione dell'EUA. Nella quinta parte, la conclusione dell'esempio 2, l'approvazione in emergenza dei 4 Vax 2020. Alla prossima!